Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi sabato 30 settembre sulle notizie principali dei giornali. Allora, in realtà la cosa che mi ha divertito oggi più sui giornali è la questione del bilancio del Comune di Roma. Mettiamo subito in chiaro come stanno le cose. Il bilancio del Comune di Roma è un disastro da sempre e certo, continuo a dirlo, non bastano 12 mesi per rimetterlo a posto, però la Raggi mi ha veramente fatto capire di che pasta è fatta la classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Perché non è possibile che è sempre, sempre, sempre colpa degli altri. Quando i revisori, guardate, questa cosa del bilancio del Comune di Roma, partendo dal presupposto che la bocciatura da parte dell'organo di vigilanza, presieduto da un revisore dei conti di Rieti, una signora, avvenuto spesso nei confronti del bilancio di Roma e non è una cosa tragica, fatta questa premessa, la reazione della Raggi e dei suoi uomini è quella sì davvero tragica e che vi fa capire che tipo di classe dirigente è. Io li ho difesi sulla questione dell'avviso di garanzia, a me non me ne fotte nulla di Marra, di quello che è ovvio che una classe politica giovane poi dopo faccia degli inciampi, ma la cosa incredibile, andiamo al dunque, è che cosa dicono dei revisori del bilancio che bocciano il bilancio. Due cose dicono questi fenomeni del Movimento 5 Stelle, va bene? Ascoltate, amici del 5 Stelle che sentite la zuppa di porro, e ditemi se non siete d'accordo con me. Allora, la prima cosa che dicono è che è stata una mossa politica quella dei revisori di bocciare il bilancio di Roma, ma la stessa Raggi, quando i medesimi revisori bocciarono il bilancio di Marino, non disse che era una mossa politica cavalcandola, ma disse semplicemente che Merino doveva andare via perché il suo bilancio era stato bocciato dai revisori. Oggi nessuno chiede di mandare via la Raggi, ma almeno ci si permetta di dire che è stata bocciata così come Marino. Quindi zitta Raggi, zitta, va bene? Ma la cosa più bella non è questa, è un'altra, che siccome la presidentessa dell'organismo di vigilanza, questa signora dottoressa revisore dei conti, ha subito una denuncia, come lei dice spesso avviene facendo il nostro mestiere, e non è neanche stata rinviata a giudizio, cosa dicono i grillini? Cioè, porca puttana, proprio loro! Il giorno dopo in cui viene rinviata a giudizio della Procura di Roma, la signora Virginia Gra come si chiama? Virginia Raggi per falso in bilancio, bene, accusano i medesimi grillini che dicono boh, poco male se il sindaco è rinviato per falso, beh, accusano il capo dei revisori che sarebbe indagato e neanche rinviato a giudizio, dicendo non è in grado di poterci revisionare perché quella è disonesta. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Porca puttana, i bambini, cioè se prendi dei bambini di 5 anni che si comportano così, sapete che gli fai al bambino di 5 anni? Lo prendi, lo metti in punizione, dici senti figlio mio, se tu non capisci che questa è la base, cioè non è possibile, cioè se tu sei indagato, pazienza, i vecchi codici non contano niente, il tuo giustizionismo, il giorno dopo uno che non è neanche indagato, è soltanto denunciato, gli fai un mazzo così perché ti ha tolto il pallone mentre giocavate. La trovo incredibile. A proposito di incredibili situazioni, il vero grande difensore, come sempre, del Movimento 5 Stelle, che perdona loro tutto, perdona i 5 Stelle quanto, diciamo, perdona se stesso, Travaglio. Ad esempio, e oggi fa bene il giornale ricordarlo, ha perdonato se stesso quando Francesca, il culo, è citato, ma da Travaglio, non il calcio nel culo di cui parla Francesca Fazzi che saluto, il culo di cui parla Travaglio è quello della Merkel e citò sul giornale suo che c'era questa intercettazione in cui Berlusconi avrebbe detto quella culona della Merkel. Bene, ieri sul suo giornale dice che quella intercettazione non uscì mai, aperta parentesi, o non è mai esistita. Ma non è che ha chiesto scusa, tutto il mondo ha ripreso questa frase presunta di Berlusconi che non c'è mai stata, che non è mai stata messa agli atti, che non ha mai detto, perché questa è la verità giudiziaria, che non esiste, esiste soltanto nello sputtanamento che Travaglio e i suoi amichetti, che oggi fanno tutti no, anche il Movimento 5 Stelle, oddio l'attacco mediatico che abbiamo noi Movimento 5 Stelle, tutti i giornali contro, ma da dove escono sti bambinoni? Dove escono? Ma che cosa è successo quando hanno attribuito a Berlusconi la culone dopo 2 anni e gli hanno, dopo 2 anni, dopo 6 anni, gli hanno detto: no, scusami, non è uscita la parola culona. Insomma, io ce la metto tutta a cercare di essere equilibrato sul Movimento 5 Stelle, ma ogni tanto mi viene il sangue al cervello. Ma se poi leggo Mattia Feltri
Feltri, capisco che sbaglio. Mattia Feltri oggi sulla stampa riguardo al codice antimafia dice una cosa fantastica, citando quel genio totale della Bindi, una che spero che non ricapiti più in Parlamento, addirittura fa presidente della commissione antimafia, in cui dice una frase del tipo questo codice antimafia è perfetto anche perché se uno ha molti soldi deve dimostrare come li ha fatti, avete capito? Deve dimostrare come li ha fatti, e come dimostri che li ha fatti? E se non dimostra come ha fatto quei soldi glieli devono togliere, cioè è chiaro il principio? Forse qualche giustizialista non lo capisce, ma il principio che siamo noi a dimostrare di essere innocenti è un abominio del diritto, diciamo da 500 anni a questa parte. E Feltri dice giustamente sulla stampa, dicendo che se c'è un problema oggi del PD è che il PD sta rincorrendo il Movimento 5 Stelle, non il contrario, non sono il Movimento 5 Stelle che rincorre il PD, e ha ragione, perché questo codice antimafia orrendo è stato votato dal Parlamento, e chi era maggioranza del Parlamento che l'ha votato? Il PD. Un'altra storia incredibile di oggi è uno scoop di Repubblica, ce l'hanno solo loro, è questa storia della Confindustria. Beh, una cosa pazzesca. Tra l'altro il direttore generale della Confindustria, il direttore della Confindustria di Bruxelles, è un personaggio fantastico, questo dall'Alba, con un grande passato libertario, liberale, radicale, insomma è una persona che io verso cui nutro molto simpatia. Quello che è successo è che gli arriva una mail, almeno così a leggere Repubblica, dalla sua direttrice generale della Confindustria, Confindustria di Roma, che si chiama non è importante, Panucci comunque, e gli arriva questa mail e dice: caro Gianfranco, devi fare un bonifico di 500.000 euro subito a questo IBAN, io non mi chiamare perché sono con il presidente. Lui esegue, il problema è che la mail era falsa, il bonifico è partito, è arrivato su un IBAN di un conto sconosciuto straniero, insomma si sono babbati 500.000 euro. Io non ci posso credere, io vi dico la verità, questa è una cosa a cui tutti gli attori di questa vicenda mi rendono incredulo che il direttore della Bruxelles abbia 500.000 euro sul conto, che ne possa disporre così facilmente, che non verifichi con una segretaria della Panucci se quella mail era vera o non era vera, che la Panucci mandi, che abbia mandato magari nel passato delle mail simili per fare dei bonifici, cioè mi sembra una roba dell'altro mondo, devo dire che può succedere, comunque questo signore è stato licenziato in tronco, anche se più che un delinquente, anzi conoscendolo mi sembra che sia stato un fessacchiotto da questa ricostruzione di Repubblica. Resta il fatto che la Confindustria è questa macchina veramente che più la guardi, io spero che ci sia una ragione diversa, ma più la guardi e più pensi: ma perché le imprese devono dare i loro soldi che così difficilmente guadagnano a sto baraccone che spende 600 milioni di euro all'anno? 500.000 se li fa babbare in questa maniera. Per carità, non voglio dire nulla su una storia che secondo me poi avrà anche contorni un po' diversi. Non posso credere che sia come quella che ho letto oggi su Repubblica. Detto questo, direi che per oggi è tutto. Vi do appuntamento a domani, sempre con la zuppa di porro. Ciao!